Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio spiegare la legge dell'attrazione in pochi minuti. Scusate se non mi vedete la mia faccia, ma meglio così perché tanto dovete seguire qua. Spero che potete leggere qui la lavagna. Allora, volevo dire un po' di cose della legge dell'attrazione, tutto quello che ho capito nei vari libri, nei vari video, in anni e anni di letture, di approfondimenti, eccetera, eccetera. Poi ci saranno tanti che mi diranno: ah, guarda, John, non hai capito una cippa, pazienza, ci può stare. Va bene, allora partiamo subito con dire che la legge dell'attrazione c'è, esiste ed è sempre esistita, cioè non è che non esiste per tutti quelli che hanno provato, comunque non ci sono riusciti. Ovviamente la colpa, fra virgolette, era loro, anche la mia quando ho provato ad usarla, però devo dire subito che la legge dell'attrazione non è per niente semplice per vari motivi, però si può comunque riuscire ad accedere a questa legge. Innanzitutto prima bisognerebbe pulire, e quando dico pulire, bisognerebbe comunque togliersi tutte le credenze autolimitanti che avete già sentito in vari video, in vari libri, eccetera, perché sono poi queste che non ci fanno accedere alla legge, ci sabotano tutto, perché noi da piccoli abbiamo comunque delle informazioni che molte comunque sono sbagliate o sono contro comunque la legge per forza, però si può comunque pulire e accedere alla legge, però ovviamente prima bisogna pulire, come ho già detto, poi bisognerebbe togliersi o cercare di togliersi le paure, quindi scrivo già elimina, allora elimina innanzitutto. Elimina oppure diminuisci, perché non è facile, ovviamente, non vi dico che sia facile, perché facile di semplice non c'è niente. Allora, elimina dubbi, paure, scusate, faccio errore, paure e scetticismo. E scetticismo, ok? Elimina dubbi, paure, scetticismo e le varie condizioni autolimitanti, nel senso che, se avete già sentito un sacco di volte, io non posso fare questo, io non sono in grado di questo, io non potrò mai fare questo, mi hanno detto che tu non potrai mai fare, cioè tutte queste condizioni autolimitanti, limitanti dagli altri, anche autosabotanti. Dovete comunque levarvele o comunque diminuire, perché le paure ce le abbiamo un po' tutti, e chiaramente ce l'ho anche io, non è facile. Però bisognerebbe comunque cercare di levarsele. In questo periodo di Covid, le paure ce le mettono i telegiornali, non solo loro, ma telegiornali politici e quant'altro. Poi ne parleremo, vabbè, lasciamo perdere, perché in TG cosa fanno? È proprio la loro forza di infondere le paure e le preoccupazioni, i drammi per far stare male la gente, così, alla fine così, far stare male le persone perché si vuole questo, perché è così, diciamo, ma è così. Vabbè, lasciamo perdere un attimo questo argomento. Comunque dovremmo, innanzitutto, prima di accedere alla legge, dovremmo eliminare o cercare di diminuire dubbi, paure e scetticismo. Scetticismo lo dico per quelli che dicono: ah, ma no, la legge dell'attrazione è tutta una truffa, e non esiste, non esiste, non esiste niente, per loro non esiste niente, però invece esiste perché, come dico sempre, la realtà che vediamo noi con i nostri occhi, tutto ciò che vediamo, a parte le montagne, il mare, eccetera, è tutto frutto della nostra mente. Quindi è una realtà secondaria, 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 lo ripeto un sacco di volte, perché noi spesso siamo schiavi di ciò che abbiamo creato. Cioè, io sono schiavo della mia auto, io sono schiavo, che l'auto non l'ho creata io, però è stata creata da una mente pensante, eccetera, eccetera. Quindi l'auto, i palazzi, tutto, e la gente che dice: beh, la gente non l'abbiamo creata, no. Però
di oggetti e tutto il resto è frutto di una realtà secondaria. Quindi va bene, adesso non voglio. Comunque, la legge dell'attrazione è. Bisogna attuarla innanzitutto sentendosi come si vuole essere, cioè devi sentirti già come vuoi essere. Io vorrei essere ricco come tutti gli altri, però dovrei sentirmi completamente ricco, cioè dentro. È una questione spirituale prima e materiale dopo. Quindi per essere, per diventare, non è semplice, però non è neanche poi così difficile se dovessimo attuarla bene, però ovviamente ci vuole anche l'intento, innanzitutto eliminare queste cose. Poi non è che io formulo una frase, dico io desidero o io voglio il castello e sto sul divano e mi arriva il castello, cioè queste cose non credo manco io, non credo nemmeno io. Innanzitutto, se vuoi il castello, devi dire io ho al presente, io ho. Però chiaramente formulare solo quella frase lì e poi stare sul divano, come già detto prima, non è che, cioè, è molto più difficile, non è impossibile nemmeno quello, perché nel campo quantico, vai comunque a proiettare questa cosa. Però se tu non hai l'intento e le azioni da poter avere il tuo castello, chiaramente è molto più difficile, a meno che nella possibilità quantica tu stai sul divano e ricevi la telefonata da uno che ti lascia l'eredità, che non è impossibile, però è molto più difficile. C'è anche questa possibilità nelle tante che poi vedremo, però ci vogliono gli intenti, ci vogliono le azioni, è ovvio. Comunque, se io tornando al discorso di prima, il desiderio da solo non basta, l'universo, e tu sei una parte di esso, sei uno specchio dell'universo, risponde a quello che tu sei e non risponde a quello che desideri. Se io dico desidero questo, la sfigata, desidero, cioè si potrebbe anche, però è molto molto più difficile. Però devi già sentirti come vuoi essere. Però per sentirti come vuoi essere devi ingannare un po' la tua mente, fra virgolette, anche senza virgolette, devi sentirti già come vuoi essere. Ovviamente non è semplice per il discorso che dicevo prima, perché noi da piccolini abbiamo comunque delle informazioni come fosse un computer, la nostra mente più o meno come fosse un computer, riceviamo tante informazioni da quando siamo piccolini, e tante, insomma, un esempio posso dire, quelli che ti dicono no, tu per fare questo devi per forza lavorare magari tutta la vita in una fabbrica o per forza lavorare tutta la vita per mettere via, per poi avere la tua casa, il tuo castello, se non vai, cioè, non... Quindi una persona che magari ha accettato questa informazione, adesso un esempio, ha accettato questa informazione e questa informazione gli rimarrà per parecchi anni credendo che fosse giusta, e lui, la persona, comunque avrà questa forma pensiero che gli rimarrà, e quindi quando uno gli dice la legge dell'attrazione dirà no, cosa dici? La legge dell'attrazione tutte cagate, perché io, sai, devi lavorare, perché magari una persona gli ha detto questo, quindi lui se l'è portato avanti e quindi si forma questa forma pensiero. Queste scetticismi, paure, dubbi e quant'altro dovreste comunque togliervele o comunque rivederle e non accettare mai tutto per scontato da quello che vi dicono gli altri, da tutto ciò che comunque avete pensato da parecchi anni. E niente, comunque vabbè, il riassunto è questo qui: togliersi comunque dubbi, paura, scetticismo, paura dai TG, soprattutto paura magari delle persone che ti dicono ma non puoi, tu sai, non puoi far questo perché tu non puoi, cioè non date retta a queste persone, cercate di fare le vostre storie sono più importanti dei TG, delle trasmissioni dementi che ci sono a televisione. Poi magari uno può anche rilassarsi e guardare delle storielle quando magari ha, cioè, 10 minuti, però le vostre storie sono le più importanti, le vostre azioni e i vostri intenti.
Comunque niente, la legge dell'attrazione è questa qui, tu devi sentirti già come vuoi essere, è così, poi vabbè, eliminare queste cose, e crea intenti per avvicinarti alla tua possibilità di quello che desideri, ovviamente invece di stare sul divano, chiaramente, perché se tu stai sul divano la possibilità non è detto che non, ripeto, non è detto che non si può. Non può arrivare, però è molto più difficile. Invece se tu comunque ti muovi e sei una persona comunque attiva sugli obiettivi che vuoi fare, non ti dico che è facile, però sei già a buon passo, un buon punto. Chiaramente poi non ti devi buttare giù, devi crederci, perché se non ci credi e sei scettico dall'inizio è inutile che tu metti in moto, cerchi di mettere in moto la legge dell'attrazione, che c'è sempre stata ovviamente. Una legge come c'è sempre stata, come se tu, ripeto spesso, come se tu una persona, una buona persona, una brava persona, una cattiva persona, tutte e due si buttano giù da un palazzo e cadono tutte e due, perché la legge le tira giù, non è che si fa problemi a dire no, salvo la buona persona, quella. Cioè tutte e due vanno giù perché è una legge come questa legge qui, è una legge naturale e niente, è così. Quindi è difficile perché appunto noi siamo abituati a pensare in modo errato, quindi i nostri pensieri errati, le forme pensiero che ci sono state, ripeto, ci sono state tramandate da piccoli, le abbiamo portate avanti, quindi poi non crediamo più in queste cose perché ci hanno sempre detto che non esiste niente, comunque le religioni hanno fatto questo per far sì che le persone non potevano comunque accedere a queste leggi, secondo me. Quindi religioni più istituzioni vogliono tenerci un po' schiavi, no, anche senza un po', tenerci un po' schiavi e farci stare non nella felicità. Infatti TG sono fatti per questo, poi per diffondere spesso le negatività e fare questo, perché immaginate un po' se il TG trasmettessero solo cose positive, cioè ovviamente sarebbe una società ovviamente diversa, forse migliore però. Quindi niente, la legge dell'attrazione è questa, e l'universo risponde a quello che tu sei e non quello che desideri, quindi volevo dire questa qua, e devi sentirti come vuoi essere. Se vuoi essere ricco devi già sentirti ricco, comunque cercare di ingannare la tua mente più possibile. Chiaro che non è semplice, perché se uno, a parte che è difficilissimo anche, però se tu riesci a fare questo dovrebbero mettere in moto delle leggi che nella vita materiale ti portano comunque ad accumulare magari qualcosina, e inizia in moto la legge dell'attrazione, solo così può mettersi in moto. Poi ovviamente ci vuole entusiasmo, perché senza entusiasmo, se tu sei depresso o altro, non stai mettendo a posto, non stai mettendo molto bene la legge dell'attrazione, questo poco ma sicuro. Quindi ci vogliono entusiasmo e gioia e cercare di non buttarsi giù, e eccetera eccetera. E niente, non è impossibile, però devi crederci, ovviamente devi essere allineato con l'entusiasmo, con una voglia di fare, con gli intenti che ti portano ad avere, non so, quelli che dicono io voglio il castello, io voglio eccetera. Questo è quanto. Comunque devi creare degli intenti per avvicinarti ovviamente alla possibilità di quello che desideri, invece di stare ovviamente sul divano, perché stando sul divano non è detto, però è molto più difficile. Quindi io non sono diventato ricco, però comunque ho fatto delle cose, perché ripeto, anch'io come tanti altri ho avuto
non dico scetticismo perché ora non ce l'ho più, però comunque tra non paure, però tra depressioni, buttarsi giù, i dubbi, eccetera. Ovviamente un po' ce li ho anch'io perché non è semplice, però se riesci a fare questo ti avvicini sempre di più alla legge dell'attrazione. Chiaramente, ripeto, sei depresso, sei incazzoso, anche io a volte mi arrabbio, però so che è così. Poi volevo dire un'altra cosa, quelli che dicono, so, io voglio, io qui, io desidero e basta, a parte che non devi dire così, ma devi scrivere, pronunciare io ho, al presente, già suona anche meglio. Però una volta fatto questo, hai scritto, non so, il tuo quaderno, le tue immagini, non devi starci a pensare tutti i giorni, anzi dovresti poi quel quaderno, dopo una serie di letture, addirittura buttarlo via. Perché? Perché quando tu pensi spesso a questa cosa che vuoi, invece di materializzarsi, questa cosa è più difficile che arrivi. Potrei fare un sacco di esempi, ad esempio, non so se tu pensi e ti preoccupi, ti arrabbi a, non so, al vicino che sta facendo casino, se tu cambi casa è probabile che poi vicini magari rumorosi li trovi anche nell'altra casa, perché è diventato un'ossessione, è diventato paura, eccetera, questa cosa che te la sei portata, te la porti anche dalle altre parti, quindi dovresti riuscire a non pensarci, non è facile, chiaramente. La stessa cosa se desideri una cosa, dovresti poi a un certo punto mollarla e dare il tempo all'universo di fartela arrivare, perché è così. Quindi, però anch'io, ripeto, commetto gli stessi sbagli, perché anch'io, che per me non è semplice, ripeto, non è semplice attivare la legge dell'attrazione. Tutti quelli che dicono che è semplice, poi i libri che si sono scritti, vabbè, queste cose qua, tante cose commerciali, te la mettono un po' sul facile, ma non è semplice. Perché sentirti come vuoi essere non è facile, perché devi sentirti al 100%, se hai una minima parte di dubbio, cioè boicotti tutto, cioè non si presenterà mai, è difficile. Quindi niente, la legge dell'attrazione, per quello che ho capito io in parole semplici, è questa. E cercate di fare quello che vi ho appena detto, anche se, ripeto, è difficilissimo, però si può attivare la legge dell'attrazione, perché c'è già la legge dell'attrazione, c'è già, non è che la devi attivare, cioè c'è già, sei tu che devi essere connesso a questa legge, tutto lì. Per essere connesso, innanzitutto i TG dovresti guardarli il meno possibile e non farti prendere dalle paure che loro diffondono. Adesso c'è questa paura del coronavirus, ne parlano, non è che sia una roba da poco, certo, però se tu hai paura, la paura è un veicolo per introdurti anche delle piccole malattie che possono diventare anche più grosse. Quindi cercate di non spaventarvi, anzi magari girate canale e occupatevi di cose che amate. Certo, la prevenzione, la mascherina negli autobus e dovunque, dove dicono, però state attenti, perché queste paure che mettono loro sono addirittura anche più pericolose di quello che stanno per dire nella televisione del coronavirus. Quindi adesso ho fatto una parentesi così, perché siamo in piena era del Covid, comunque anche quando ci sono crolli finanziari, eccetera, loro diffondono tutte queste paure qui. Quindi cercate di fare quello che vi piace, di entusiasmarvi in tante situazioni che riuscite, insomma, fate quello che amate, comunque cercate di tagliare, poi capisco che non è facile, però cercate di fare quello che amate, e qui TG cercate di girare il canale, perché sennò è alla fine. Io a volte li guardo un po', poi rigiro subito perché so già. Quindi niente, va bene ragazzi, ci sentiamo al prossimo video, ho cercato di dirvi tutto questo in parole povere.
non è importante che vedete la mia faccia perché tanto non conta e niente ragazzi, questo è quanto. E dovete credere nell'invisibile, perché l'invisibile viene prima del visibile, quindi col pensiero che è invisibile dovete creare delle connessioni che poi gli intenti vi creeranno anche del materiale visibile. Ricordatevi sempre che la prima realtà è quella invisibile, come ho già detto prima, e la realtà materiale, come questa lavagna e tutto il resto, è nel visibile, cioè una realtà secondaria. Va bene, con questa frase vi lascio, e ci sentiamo al prossimo video. E vi saluto, vi ringrazio e buona serata a tutti, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie a tutti, ciao.